degli assassini, perché stanno mettendo in repentaglio la nostra salute. Vi dirò una cosa in più. Noi non abbiamo i posti letto che ci spettano per legge. Dovremo aprire tutte, anche le università del primo e secondo policlinico, per avere quel minimo di posti letto che ci spettano. E allora di cosa state parlando? Cosa volete chiudere? Volete privatizzare? Ma cosa volete privatizzare? La salute dei miei figli, dei miei nipoti? Io mi metterò qua, io insieme all'altra gente, e non ce ne andremo. Abbiamo cominciato facendo una semplice domanda alla dirigenza sul motivo per cui venivano chiusi i due impianti prima che venissero installate nuove macchine che le potessero sostituire. Cioè, a questo c'è stato risposto con delle risposte molto vaghe, nel senso che dicevano che qui c'è bisogno di riammodernare, di mettere apparecchi di nuova generazione. Siamo tutti d'accordo su questo perché noi siamo per il progresso. E alla fine che cosa si è arrivato? Alla fine si è arrivato che praticamente per il momento sono macchine rotte, ferme da un anno, e ci sono macchine ancora funzionanti che vengono smantellate ancora prima delle rotte. Cioè, tutto questo non ha un senso. Ed è stata garantita una continuità di cura ai pazienti che già erano in cura in questo ospedale? No, perlomeno per quanto sappiamo le mammelle qua non vengono più accettate come radioterapia, vengono mandate, hanno dato alle pazienti che vengono a fare la visita radioterapica qui, vengono mandati verso altri 4 istituti esterni. 2 sono istituti pubblici, il Policlinico Secondo e la Scalesi, altri 2 sono centri privati, cioè il Morrone di Caserta e la Mediterranea. La cosa ancora più grave, questo da testimonianza dei pazienti, che purtroppo per loro sono anche parenti di persone che stanno qua, che andando alla Mediterranea praticamente si sono visti poi mandare all'emicenter di Casavatore e lì gli hanno chiesto di pagare 120 euro. Queste pazienti, ci tengo a dire, sono esenti per patologia. Un centro convenzionato non dovrebbe fargli cacciare niente, cioè, tranne le 5 euro che ormai fanno cacciare anche a chi è esente per patologia, la famosa tassa di solidarietà. Campania è in crisi, tanto è vero che pochi giorni fa c'è stata la manifestazione contro la chiusura del pronto soccorso del San Gennaro. Avete mai pensato di creare un unico comitato che lotti? Sì, ma infatti qua ci sono altre realtà, cioè il Maresca, qualcun altro del Cotugno, insomma, abbiamo preso contatti con i Pellegrini, che purtroppo sono persone che anche loro molto ricattabili, per cui ricattabili nel senso che essendo precari non si possono esporre più di tanto, per cui hanno paura a farsi vedere in giro, però cioè, i contatti ce li abbiamo e stiamo proprio facendo questo, creando proprio una rete con tutti gli altri nosocomi cittadini, insomma. Allora, adesso state aspettando che il direttore scenda, nel caso la risposta sia ferma a chiudere comunque questi centri, quali saranno le prossime iniziative? Questo lo stabiliremo in seguito, perché poi essendo un movimento di lotta per la sanità pubblica, quantomeno sorveglieremo su quello che saranno gli ulteriori sviluppi della faccenda, perché loro promettono, però in realtà dalle 60 pazienti che venivano trattate qua sulla mammella, cioè praticamente loro garantiscono, è un comunicato stampa proprio di ieri, sì, 4 pazienti alla Scalis, 4 su 60 non mi sembra poi tanto, insomma, altri avranno le mammelle qua. Non le vogliono ammettere, non si è capito perché, pur avendo la macchina per trattare le mammelle vengono escluse dalla radioterapia. Questo non si capisce, cioè, perché avendo una macchina disponibile, perché non trattare anche le mammelle? Questo non si riesce a capire. Vengono inviate 4 alla Scalesi, ma 60, il resto di 56 che fanno? Cioè, dove vanno? E comunque un buco che si viene a creare per queste pazienti, che ci tengo a precisare, i tumori sono aumentati in Campania, lo sappiamo, cioè non è una cosa che dico io, lo dicono tutti gli addetti ai lavori.
ai lavori la dicono questa cosa, quindi cioè, non è che se tu mi metti quattro da una parte ma mi chiudi un centro come questo alla radioterapia, significa che tu questi 60 non li recuperi mai, perché sono 60 comunque più immessi in più sulle altre liste che si vanno solo ad allungare, basta. Cioè non è che hai creato, che togli il disservizio lo togli nel momento in cui rendi operativa di nuovo questa radioterapia e questo istituto tutto, che ci tengo a dire che ci sta sempre qua in istituto tutto un piano che è stato chiuso ai reparti di normale degenza per fare un day surgery che non si è mai avviato, un reparto nuovo con tutto nuovo, televisori megagalattici. E questo non si sa perché? No, non si capisce. C'è una TAC anche quella inaugurata da Sepe circa un anno fa, nuova lì al Day Hospital, anche quella ferma perché manca un semplice controllo, punto. Cioè, però chissà perché si controlla, non si fanno sulle macchine, se macchine non partono, nuove, non vecchie, nuove. Cioè non partono le cose nuove che fanno, no, distruggono le vecchie, anche se ci tengo a precisare e lo preciserò all'infinito, macchine comunque funzionanti. Cioè, in questa radioterapia c'è un simulatore fermo, c'è una TAC ferma da un anno, c'è un bunker vuoto già ristrutturato. Stanno, praticamente non hanno messo la macchina nuova, c'è il nuovo acceleratore nel bunker già ristrutturato, non hanno manco tolto la TAC vecchia, il simulatore che per loro non è funzionante, non l'hanno nemmeno disinstallato, non hanno cominciato a fare i lavori su questi due bunker dove avrebbero potuto farlo visto che sono fermi da un anno, cominciano da un posto che fino a ieri ha funzionato, scusa, irradiando sacche di sangue. Cioè, queste scelte proprio non si capiscono onestamente, cioè proprio su questo che non si riesce a capire perché loro, cioè, tendono più a chiudere che ad aprire.